L'educazione personale è alla base di una vita straordinaria. Il modo migliore e più economico per formarsi è indubbiamente attraverso la lettura. E oggi voglio condividere con te 7 libri che hanno cambiato la mia vita e sono certo faranno altrettanto anche con la tua. Ciao ragazzi, ciao a tutti e ben ritrovati in un nuovissimo video. Ho sempre amato leggere, eccetto i libri che mi davano a scuola. Ma se ci pensiamo, la lettura è uno strumento non solo indispensabile, ma estremamente potente per generare consapevolezza, esperienza, conoscenze e competenza. Se ci pensi bene, avere tutta questa saggezza a portata di mano e non farne uso sarebbe un po' come avere uno chef stellato in cucina che voglia insegnarci i migliori piatti nel più breve tempo possibile e rifiutarsi di ascoltarlo e invece procedere nel cucinare ostinatamente cibi precotti al microonde. Ok, a parte questa metafora più o meno funzionale all'idea dell'importanza della lettura, procediamo con i 7 libri che credo troverai estremamente utili e interessanti. Ma se non dovessi conoscermi e dovessi chiederti chi sono, il mio nome è Giuliano Di Paolo e il mio scopo in questo canale è quello di aiutarti a esprimere il tuo potenziale creativo, umano e professionale. Prima di procedere, ti dico semplicemente che tutti questi libri puoi leggerli in formato Kindle, quindi digitale, su Kindle Unlimited. Ti lascio un link in descrizione per poter usufruire di 2 mesi gratuiti. Alcuni sono anche in formato Audible, quindi puoi anche semplicemente ascoltarli, o se fossi un romantico e ti dovessero piacere i libri cartacei, semplicemente vai qui sotto, trovi il link ai 7 libri che oggi voglio condividere con te. Sono divisi in 2 di crescita personale, 2 di finanza personale, 2 legati alla spiritualità e il 7° libro è un bonus e una sorpresa per te. Il primo libro che voglio condividere con te è Il codice della mente straordinaria di Vishen Lakhiani. Vishen Lakhiani chi è? Oltre a essere un autore, è anche il founder di Mind Valley, The School for Human Transformation, che altro non significa che la scuola per la trasformazione del potenziale umano. E nel suo libro, secondo me, c'è una delle migliori spiegazioni in assoluto di ciò che rappresentano e significano i nostri valori e il nostro sistema di credenze e come questi guidino e diano una direzione alla nostra vita. Parla anche di come la società, il sistema educativo, le istituzioni ci abbiano indottrinato per far sì che il nostro potenziale non venga sviluppato, espresso e di conseguenza l'umanità possa soffrire in modo assolutamente drastico per la mancanza del contributo di ciascuno di noi. Nel caso lo avessi già letto, aggiungimi qui sotto nei commenti quanto per te questo libro è stato importante. Secondo libro, Daniel Goleman, L'intelligenza emotiva. Daniel Goleman è uno psicologo e anche un autore. È stato forse una delle prime persone che ha portato nel mercato mainstream il concetto di intelligenza emotiva. È un libro a tratti anche un po' pesantuccio, però estremamente interessante perché ci fa capire come tutto il sistema sociale in cui viviamo sia imperniato su ciò che viene definita intelligenza in assoluto. L'intelligenza in assoluto non esiste, esistono le intelligenze. E una delle intelligenze per Goleman estremamente importante è l'intelligenza emotiva. L'intelligenza emotiva ovviamente è una forma di intelligenza che non viene né espressa né raccontata e neanche strutturata in qualsiasi percorso scolastico o accademico. Ovviamente c'è una parte di intelligenza emotiva in alcuni percorsi
artistici, però è interessante vedere come lui parli di questo concetto di intelligenza emotiva come una delle componenti basilari per vivere una vita più felice, più appagante, più consapevole, una vita dove le relazioni vengono gestite con un'interfaccia nel comprendere chi siamo, cosa facciamo, perché lo facciamo, perché ci comportiamo in determinati modi, come imparare a reagire in determinate situazioni. Se ci pensiamo, l'emotività è alla base di qualsiasi cosa. Ribadisco, siamo stati istruiti e indottrinati per dare importanza assoluta all'intelligenza analitica, logica o matematica, ma in realtà tutto ciò che facciamo nella vita è basato sull'emotività. Entriamo nell'ambito di finanza personale. Primo libro che ti consiglio di leggere, è estremamente semplice, tra l'altro best seller clamoroso, ha venduto non so quante copie, Robert Kiyosaki, Padre Ricco, Padre Povero, dove Kiyosaki, in modo estremamente semplice, con un linguaggio molto molto intelligibile, ci va a parlare di concetti economici che nessuno ci ha spiegato. Parla di liabilities, parla di assets, parla di come si genera la ricchezza, di come si genera la povertà, e lo fa condividendo la metafora del padre biologico, che lui definisce padre povero perché segue il percorso, diciamo, strutturato dalla società, scuola, educazione, famiglia, lavoro stabile, in contraddizione con il padre ricco, che sarebbe il padre del suo vicino di casa, che invece è una persona che ha una visione imprenditoriale della vita, un approccio al business e alle logiche professionali e imprenditoriali completamente in contraddizione con gli insegnamenti scolastici e accademici, e come questa persona si sia arricchita negli anni e come Kiyosaki, utilizzando questi insegnamenti estremamente semplici ma estremamente efficaci, abbia potuto diventare una delle persone più ricche al mondo. Se stai traendo valore dal video, mi raccomando, iscriviti al canale, mettimi un bel like e attiva le notifiche per non perderti i prossimi video. Quarto libro, Happy Money di Ken Honda, libro clamoroso, straordinario. È un libro, se vogliamo, di finanza personale, ma è un libro che sfocia nella crescita personale sicuramente, ma anche a tratti nella spiritualità. È un libro molto molto importante, molto molto impattante, almeno per ciò che mi riguarda, e uno dei concetti che voglio riportarti di questo libro è il fatto di ringraziare i soldi sia quando entrano, e questo credo che bene o male lo facciamo tutti, ma anche e soprattutto quando escono. Quindi Ken Honda, all'interno di 200-250 pagine, va a rimodellare completamente le nostre credenze sul denaro, cercando di appiattire tutto il dolore, il rancore, la rabbia che abbiamo quando non siamo in grado di generare la ricchezza che vorremmo. Ma al contrario, la ricchezza esteriore si genera da uno stato, da una condizione di ricchezza interiore. Ovviamente lui va estremamente nel dettaglio su queste spiegazioni con un sacco di esempi. Ti invito a leggerlo, purtroppo è solo in inglese o in spagnolo, quindi se non conosci una di queste due lingue non puoi leggerlo, però volevo condividerlo con te perché è stato uno dei libri dell'ultimo anno che più hanno impattato su di me. Altri due libri invece legati alla spiritualità, il primo che ti suggerisco è Pensa come un monaco di Jay Shetty. Se non lo conosci Jay Shetty, cercalo su YouTube o su Spotify, è un content creator clamoroso, fa contenuti principalmente di crescita personale e di crescita spirituale, però lo fa con un linguaggio estremamente semplice. La sua storia, riassunta in due righe, ha vissuto per alcuni anni in una carriera che non lo appagava, ha mollato tutto, è andato in un ashram in India, ha vissuto come monaco per 2-3 anni, mollato tutto, è rientrato in Inghilterra, ha aperto un canale YouTube e il resto è storia. Interessantissimo perché va a riportare tantissimi esempi di saggezza, di consapevolezza e di intelligenza orientali. Quando parliamo di spiritualità non parliamo di religione, parliamo di una filosofia di vita. Quindi a prescindere che tu sia cristiano, cattolico,
musulmano, buddista, non ha importanza. Ti invito a leggerlo perché ci sono delle chicche, delle perle che ti aprono davvero, davvero la mente. Quindi assolutamente consigliato. Sesto libro, Wayne Dyer, La saggezza del Tao. Questo è un libro che ho letto per la prima volta 4-5 anni fa, poi l'ho riletto altre 12 volte e ogni tanto lo rileggo tuttora perché è un libro scioccante, sconvolgente. Quando io parlo di libri di spiritualità, non pensiamo a cose esoteriche o astratte, pensiamo a dei concetti che, se compresi e se applicati nel nostro quotidiano, vanno a svoltare totalmente la nostra vita. Ripeto, i libri che ti sto elencando e che sto condividendo con te sono libri che hanno cambiato fortemente la mia vita, ma come dico sempre, la vita non cambia a causa di un libro. La vita cambia perché comprendiamo i principi presenti nei libri. Comprendere vuol dire li prendiamo con noi, li applichiamo, li riportiamo nel nostro quotidiano e allora da lì la vita assume un altro significato. Saggezza del Tao non è altro che un elenco dei precetti di Lao Tzu, che è il fondatore del taoismo, di questa filosofia orientale legata a una vita di non possesso, a una vita di non forzatura, a una vita di non ego, a una vita di condivisione e di significato. Wayne Dyer fa uno splendido lavoro di interpretazione delle parole di Lao Tzu, perché, detto in modo molto sintetico, Lao Tzu dai più non è stato compreso. Soprattutto quando leggo articoli o sento parlare persone che sono nella filosofia, nei rami filosofici o psicologici, e cercano di interpretare o dare delle indicazioni su quelle che sono per l'appunto le massime, i precetti di Lao Tzu, nella maggior parte dei casi sono completamente sbagliati e falsi. Quindi Wayne Dyer fa un lavoro davvero davvero eccellente nel condividere con noi la comprensione tangibile e pratica dei precetti di Lao Tzu. E infine, ultimo libro che voglio consigliarti e che è la chicca di tutti questi libri, è il libro che ho pubblicato nelle scorse settimane, si intitola 12 mesi per cambiare vita, lo trovi su Amazon, ti lascio un link in descrizione, è anche su Kindle Unlimited, quindi se ti iscrivi con il mio link hai 60 giorni gratuiti, quindi non paghi nulla e leggi questo libro più tutti gli altri libri che ti ho elencato, più qualsiasi altro libro tu voglia leggere. Libro molto molto semplice, molto molto sintetico, sono circa 140 pagine, non è facile fare una recensione sul proprio libro, però quello che voglio dirti è che vado a condividere con te un percorso, un iter psicologico di mindset, ma anche e soprattutto pratico, per guidarti verso il far sì che la tua vita progredisca. Come dico sempre, cambiare è automatico, progredire non lo è. E anche se il titolo è 12 mesi per cambiare vita, il concetto che voglio tu comprenda, e mi piacerebbe che leggessi questo libro per poi dirmi che cosa ne trai tu davvero, è come, comprendendo alcuni precetti, principi, e come applicandoli con estrema semplicità al nostro quotidiano, magicamente la nostra vita cambia. È quello che è successo a me, è quello che mi auguro e voglio per te. Come ben sai, la mia purpose per ciò che riguarda la mia vita, per ciò che riguarda il canale, YouTube, il blog e qualsiasi altra cosa faccia, è quella di permetterti al massimo di sviluppare il tuo potenziale creativo, umano e professionale. Chi sono per farlo? Assolutamente nessuno, però condivido con te le mie esperienze e ciò che imparo lungo il percorso, e se posso semplificare la via al tuo successo, al tuo appagamento personale, ne sarei estremamente orgoglioso. Tant'è vero che spesso ricevo dei DM sul mio Instagram, se non mi segui, chiocciolina Giuliano Di Paolo, e sono davvero toccanti. Persone che hanno letto il libro, che hanno guardato alcuni video o letto alcuni articoli del blog e hanno iniziato un processo di cambiamento, di progresso, di evoluzione. Questo è il motivo per cui questo canale esiste. Detto questo, noi come sempre ci rivediamo nei prossimi giorni. Lasciami qui sotto nei commenti le tue idee, le tue opinioni e qualsiasi altro libro tu voglia suggerire alla nostra community. Io come sempre ti mando un fortissimo abbraccio e noi ci rivediamo nei prossimi giorni.